un unico filo della massoneria ed è soltanto la Mishraim, la vera, non la Memphis Mishraim, bensì la Mishraim e basta, che attualmente è sconosciutissima perché fu unita da alcuni personaggi nell'Ottocento col Memphis e lì ci fu la decadenza. E la scuola Mishraim o Mishraimitica nasconde, per chi sa capire, molte chiavi dell'alchimia vera, praticante, però quindi secondo me si è fermata al 1300-1400, dal 1400 in poi, massone, 1500, dai. Voglio essere proprio magnanimo, la massoneria è diventata logica, è diventata unione di persone che hanno fomentato rivoluzioni, che hanno portato l'uomo ad avanzare o retrocedere, non lo so, non mi interessa, però tutto è fuorché iniziazione pura che ti chiudi nel laboratorio e veramente pratichi e veramente prendi la medicina o crei la medicina, quella è un'altra cosa. È un'altra cosa, perché già il fatto che tu fai affari tra fratelli ed escludi il popolo da questi affari, tu non sei una persona degna di essere iniziato. Se tu con i tuoi affari aiuti il popolo, ok, ma se tu con i tuoi affari di loggia fai soltanto affari e dai possibilità ai tuoi fratelli di loggia a discapito di altri, bene, questo non va bene. Penso che tutti possiate vedere che non è assolutamente iniziatica questa cosa, o mi sbaglio? Assolutamente no. Tutto qua, io non sono né cristiano né musulmano, io sono un alchimista. Dico ciò che vedo, dico ciò che ho sperimentato nella mia vita, ho 50 anni, quindi l'ho sperimentato queste cose, so cosa dico, credetemi. E chi mi ascolta, se il massone sa che sto dicendo, anche se mi dirà, come la persona che mi ha contattato tempo fa, che disse: tu sei stato sbattuto fuori da ogni ordine. Ma io ho detto: non ci sono mai stato, perché meno male, non sono mai voluto esserci, perché altrimenti sarebbe guai. Questo è ciò che penso. Poi ha un'osservazione molto profonda. Mi spiace di dare un dolore, magari perderò metà degli ascoltatori, ma non mi interessa nulla. Io devo dire le cose che sono così come sono. Dobbiamo dire la verità, maestro. La verità è questa: la verità è che se io faccio affari con te, Annalisa, ed escludo tutte le altre persone e tu ne hai soltanto le cose positive, le altre invece devono soltanto pagare per questa cosa anche con altre situazioni, io penso che non sto facendo iniziazione, sto facendo soltanto truffa. O non ti pare? Sì. Questo è ciò che attualmente è diventato. Parliamo anche dei pagamenti delle rette annuali che sono salatissime. Cioè, ragazzi, l'iniziazione non è andarsi a mangiare il piatto di fettuccine. Ti può essere massoni, fratelli di Miriam, si può essere dell'ordine martinista, si può essere di che cavolo si vuole essere. L'iniziazione è tutta un'altra cosa. L'iniziazione è mettersi di faccia a faccia a se stessi davanti allo specchio e cominciare a non dirsi bugie. Innanzitutto a se stessi, guardandosi di fronte allo specchio, perché se andiamo a notare quante bugie diciamo noi durante la giornata, quindi non diciamo la verità a noi stessi e poi agli altri, è assurdo. Tutti diremo attualmente, ma non è vero, andate a guardare, è la mente che fa questo. E l'alchimia non è possibile praticarla se si fa questo, perché non dicendo la verità a se stessi e alle cose, non si ha la forza della parola viva che può trasformare la materia in oro. Questa è l'iniziazione, il coraggio, l'amore puro che deve bruciare dentro il petto. Per se stessi, per il proprio simile e per la natura e per l'architetto della natura, il vero architetto della natura. Ma chi lo fa questo? Se io sto facendo qualcosa per fregare il mio prossimo, ma chi lo fa? Attualmente chi lo fa? Tutti mi dicono a me: ma chi te lo fa fare? Amici, ma chi te lo fa fare? Ma sei pazzo? Mi di sicuro arriveranno mail telefonate dai miei amici: ma sei pazzo? Ma io questa è la mia. È la mia strada, far capire alla gente, ragazzi, muovetevi perché la morte arriva. E non sapete quando. E voi perdete tempo e vi mentite a voi stessi. L'iniziazione è prima non mentirsi da soli. E credimi, Annalisa, è difficilissimo dire la verità. A se stessi, innanzitutto, è così difficile. Ci facciamo le scuse, le autoscuse. E questa è alchimia della mente. Ma sai che significa quando vengono da me, io gli do da fare certe cose mentali per non dire la verità, che la gente esplode? Dice: ma io non riesco a vedere questa cosa, se no io mi uccido. Allora devi stargli dietro, perché vedono se stessi, vedono chi sono, cosa hanno fatto, cosa hanno pensato, cosa pensano. I giochetti della mente
tutti nascosti, tutti che vogliono per ottenere delle cose. Che assurdo! Questa è alchimia, questa è iniziazione. Ma dove si trova più questo? Non si trova da nessuna parte. Siamo tutti in competizione e questo è voluto dalla politica che ci ammette in una situazione di essere in competizione. E l'uomo che non è capace di essere onesto, per competizione fa di tutto. Tu mi hai detto che posso parlare a 365 gradi, io lo sto facendo. Con coraggio e con amore per tutti. Ragazzi, guardatevi allo specchio e dite: ma sono onesto con me stesso innanzitutto, in primis? Questa, allora, chi riesce a fare di questo nei vari ordini? Che tutti si autocommiserano, si autoincensano. Noi siamo la discendenza di Amenhotep che discende da 6.000 anni fa. Abbiamo i cartigli, ma chi gliene frega una cosa simile? Poi gli vai a dire: va bene, fammi vedere come si materializza uno spirito. Ma non si può fare, perché mentre vai da un maestro voodoo te lo materializza. Può servire? Magari non può servire, ma almeno il potere è lì. Non giustifico il voodoo, ma il potere è lì. Un alchimista non gliene frega nulla di queste cose, di discendenze, cose varie. Ha un ordine interno, che come ho detto, un ordine da ordinare, per ordinare la propria vita e la propria mente. Il mio maestro mi diceva: come sta a casa tua? Bene, come bene? Te la ricordi com'è fatta? Sì, e allora descrivimi la tua stanza, com'è? E che se la ricordava? Eppure io ci vivevo 10 anni, 8 anni nella stanza, non mi ricordavo. Figurarsi se mi ricordavo la camera di mia madre, se mi ricordavo il bagno, le minime cose. Alla fine ho dovuto passare 1 anno e mezzo per ricordarmi soltanto a memoria tutta casa mia. Ma a memoria, Caspita. com'erano le mattonelle, com'erano i puntini, tutto. E poi mi è servito. Perché guarda caso, quando io studiavo all'università dovevo fare un esame molto difficile, e mi disse il mio maestro: ma te la ricordi casa tua? Sì. Ti ricordi Giordano Bruno? Sì. Bene, perché non metti in ogni posto che ti ricordi un paragrafo di quello che studi? Pam! 30 lode. Allora ecco perché ricordo l'alchimia, ecco perché conosco le tecniche, ecco perché conosco, ricordo, la mente è strutturata. La mente si struttura e mette ordine. Allora, siccome nella mia mente c'ho un ordine e mi diede un ordine, io ho avuto maestri durissimi, allora io in casa mettevo ordine. Nella mia vita mettevo ordine, nei miei documenti mettevo ordine. E quindi cosa accade? Accade che la mente si calma, senza sforzo. Ma voi quante volte fate la strada per andare a comprare il pane? Ma vi ricordate veramente tutto quello che c'è? Non lo ricorderete mai, provateci. Sì, vi ricordate così. E quello che non vi ricordate, la mente lo crea per completare. Ma non vi ricordate veramente cosa c'è all'angolo lì, di che colore era quella cosa sulla vetrina e cosa c'era lì e a sinistra? Non lo ricorderete mai. Deve passare un bel periodo. Significa: guardate come siete schiavi della mente, guardate dove vivete. Vivete nei pensieri. Vivete nei pensieri della mente che dà le bugie. Quindi non siete voi a dare le bugie, la mente. Allora Mente. è la mente. Allora ecco che dicevo. Dire la verità è la cosa principale. Ma per fare questo bisogna sconfiggere la mente, farla tacere. E allora, quando dice alla materia vivi, la materia vive, si trasforma. Da chimica diventa alchimia. Scusate questa digressione. No, no, perfetto. Lo sai che poi io sono ignorante in materia, quindi. Ma io mi lascio trasportare poi delle volte perché devo farlo e tutto ciò che ho detto per dare un messaggio molto chiaro di guardare veramente le cose vere come sono. Cioè, vale di più guardare un albero che cresce che guardare un simbolo disegnato sia dalla massoneria o dalla magia o dalla Golden Dawn o da chiunque sia. Vale più un albero che cresce, un frutto che si apre, il vento che si muove, l'acqua che scorre, ma vale più vedere un'ape che vola, le formiche che si organizzano, tutte queste cose qua, cioè vedere la verità che andare sempre a star chiusi nella mente e pensare che questo simbolo del cerchio sta a rappresentare che se è spezzettato da questa parte indica questo, se... è solo mente, ragazzi miei, questa è filosofia. Ecco, i muratori sono diventati filosofia. Questo, io mi ricordo mio padre che era un muratore, ma altro che filosofia. La mattina e la sera ti costruivi una casa, quello è un vero muratore, come erano nel 1400. Non noi discendiamo dei muratori,
I muratori costruiscono se stessi, ma non li costruiscono soltanto pensando. Li costruiscono realmente e non costruiscono soltanto conti in banca e potere, ma costruiscono esseri veramente iniziati, illuminati. Ma dove stanno più? Eh no. Costanza? Sì, c'è una domanda di Luna. Allora, intanto si scusa perché è un pochino lunga e dice, riallacciandomi al discorso iniziale, inerente al consueto e distorto collegamento tra esoterismo e diavolo, come dunque interpretare questa presunta entità malvagia? E soprattutto, come leggere in chiave esoterica le parole del serpente ad Eva nella Genesi, quando disse: Ma il Dio sa che nel giorno che mangerete gli occhi vostri s'apriranno e saprete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Dunque, questo Dio biblico, demiurgo, tenta di tenere l'uomo nell'oblio? Allora, qui sono una risposta articolata, non posso, ci vorrebbe, io già me lo vedo davanti, sono 10 capitoli, sono un libro di 300-340 pagine per rispondere a questa cosa qua. Però Una puntata. sì, ma molto di più che una puntata, è tanto. Magari fosse una È puntata. quello che, allora, però è una cosa articolata, è una cosa su due livelli. Uno, un livello più basso. Sì, è vero, ci sono degli esseri che danno alla mente umana dei problemi, che tengono in pugno la coscienza umana e ve ne accorgete se tentate di star fermi con la mente, perché non ci riuscite, di tutto fate fuorché stare fermi con la mente. Questi esseri inducono il desiderio, inducono a fare cose, a pensare cose, a non star fermi, ad ammazzarsi, a fare qualsiasi cosa. Perché? Perché questi esseri mangiano. Mangiano energia, sempre alchimia è, mangiano energia trasformata dagli esseri umani, che sono come centrali atomiche per questi esseri di altre dimensioni. Quindi questo qui, ok, se vogliamo vedere un essere maligno, lo possiamo vedere in questi esseri, e ne abbiamo l'esempio in tutto il mondo di questi esseri strani che vengono da millenni a prendere, rapire esseri umani, portarli con loro, violentarli, farli di tutto, ucciderli anche. Non parliamo poi di tutti i bambini e le donne, gli uomini che spariscono ogni giorno sulla faccia della terra. Io mi ricordo quando ero negli Stati Uniti, abitavo in un piccolissimo, sono stato per un anno in un piccolissimo paese nel deserto. Sono stato, beh, sì e no, quanti erano? 2000 persone. Era tutto deserto. Bene. C'era il magazzino di questo posto qui, chiamato Walmart, dove vendono di tutti, come il nostro, che ne so, ora qui sono in un'altra nazione, stavo dicendo uno di qua, uno Shan, ecco, una cosa simile, in cui ogni giorno si aggiungevano immagini di ragazze, uomini, donne, ragazze, bambini spariti. Ogni giorno, ma dove andavano non si sa, ma lo sappiamo dove vanno. Non stiamo lì, un giorno forse lo affronteremo, lo sappiamo dove vanno. Quindi, se vogliamo, ci sono questi esseri malvagi che usano gli uomini come fattoria. Uno dice: ma tutti dicono che l'uomo è tenuto sotto scacco da questi esseri, ma se sono così potenti, perché non ci invadono? Ma certo che ci invadono, sono già qua, noi siamo una fattoria, ma abbiate pazienza. Dice: ma perché non ce ne accorgiamo? Ma abbiate pazienza. Secondo voi, un gruppo di formiche che è vicino a un'autostrada si rende conto di cosa c'è su questo, che questa è un'autostrada, degli esseri fantastici che passano su questa autostrada, degli uomini che hanno creato grattacieli e che vanno sulla Luna? Le formiche si rendono conto di questo? No, non lo penseranno mai, non lo sapranno mai. Noi non lo sappiamo perché non li vediamo, siamo su un altro livello. Ci sono questi esseri, si vedono nelle facce delle persone, si vedevano in Hitler, si vedevano nei grandi distruttori di civiltà, si vedevano ovunque e si vedono ancora oggi. Noi siamo una cascina per questi esseri. Qualcuno ha avuto il cuore buono di dirci: guarda, ecco, è esoterismo, tieni, ti do questo soter, questo mistero, tieni, fai così, ecco. Mangia questa mela per modo che i tuoi occhi si aprano.
e tu veda il bene e il male, stiamo attenti, il bene e il male. Io posso, questa è l'interpretazione.